Benvenuti cari ragazzi a questo nuovo video. La spiegazione che andremo a sentire adesso si ricollega al precedente video sui quadrati perfetti. Cercheremo di capire assieme cosa sono i cubi perfetti, quindi vedremo la definizione, impareremo a riconoscerli e impareremo pure a calcolare la radice cubica di un cubo perfetto. Bene, consideriamo i numeri naturali, che sono i numeri che utilizziamo per contare. 1, 2, 3, 4 e così via, e andremo a calcolare i loro cubi. Vale a dire, andiamo a calcolare quanto vale il valore di questi numeri se li moltiplichiamo ciascuno per se stessi 3 volte, quindi alla terza. Quindi, se ad esempio partiamo dal numero 1, 1 per 1 per 1 farà 1, quindi il cubo di 1 vale 1. Il cubo di 2, 2 per 2, 4 per 2, 8, quindi il cubo di 2 vale 8. 3 al cubo, 3 per 3, 9 per 3, 27. Il cubo di 4, 4 per 4, 16 per 4, 64. Il cubo di 5 e così via. Potremmo trovare il cubo di qualsiasi numero, ovviamente. Ora, i numeri che abbiamo ottenuto, che sono dei numeri naturali, sviluppando i cubi, vale a dire 1, 8, 27, 64 e così via, sono chiamati cubi perfetti. I cubi perfetti, pertanto, sono quei numeri di cui se io vado a calcolare stavolta la radice cubica, ecco, il risultato che ottengo sarà un numero naturale. Ma anche qui c'è un modo per riconoscere se un dato numero, un numero magari grande, è un cubo perfetto? C'è un modo per calcolare la radice cubica di un cubo perfetto? Bene, il metodo che andremo a osservare è molto simile a quello utilizzato per i quadrati perfetti, di cui vi lascerò il link come rimando per l'altro video. Supponiamo di avere un numero, il numero 1728, e ci chiediamo innanzitutto se è un cubo perfetto, e poi vogliamo calcolare la radice cubica di 1728. La prima cosa utile da fare è quella di andare a scomporre il nostro numero in fattori primi. Quindi 1728, essendo un numero pari, possiamo dividerlo per 2 e da questa divisione otteniamo il numero 864, che possiamo ancora dividere per 2, otteniamo il numero 432, 432 è ancora pari, possiamo ancora dividere per 2, 216, 216 diviso 2, 108, 108 diviso 2, 54, 54 diviso 2 è 27, arriviamo al 27 che non è più un numero pari, non possiamo dividere per 2, ma possiamo dividere per 3, infatti ho un multiplo di 3, il 27, 27 diviso 3 che farà 9, 9 diviso 3, 3, 3 diviso 3, 1. Arrivati a 1 termina la nostra scomposizione in fattori primi. Andiamo successivamente a scriverci il nostro numero. 1728 sarà dato da 2 elevato a 6 perché il 2 qui come fattore è presente 6 volte per 3 elevato alla terza perché il 3 qui è presente 3 volte. Bene, guardiamo questi esponenti. La regola mi dice che se questi esponenti delle potenze del numero scomposto in fattori primi sono divisibili per 3, allora il nostro numero è un cubo perfetto. Difatti, posso fare 6 diviso 3, come posso fare anche 3 diviso 3, per cui 1728 è un cubo perfetto e per andare a calcolare la radice cubica del nostro numero, ecco, devo dividere quegli esponenti, gli esponenti delle singole potenze per 3 e moltiplicare le potenze come vediamo qui in questa scrittura. Quindi la radice cubica di 1728 la posso scrivere come la radice cubica di 2 alla sesta per 3 alla terza. Questi due numeri, dalla scomposizione in fattori primi, infatti ci danno 1728. Nel momento in cui vado ad eseguire la radice cubica, il simbolo della radice va via ed effettuo le divisioni. 6 diviso 3 e 3 diviso 3. Da cui otteniamo 2 alla seconda per 3 elevato a 1, 1 possiamo anche non scriverlo perché 3 diviso 3 mi darà 1. 2 alla seconda vale 4, 2 per 2 è 4, 4 per 3 è 12, quindi la radice cubica di 1728 sarà 12. Significa che 12 per 12, 144, 144 per 12 farà 1728. Chiaro ragazzi? Bene, ci vediamo al prossimo video e buono studio.
Un abbraccio, ciao.